Ciao a tutti, eccoci qui, ritrovati per una nuova puntata di In Cucina con lo Chef. Con me Antonella Carrieri. E con me lo chef Nicola Vizzarri. Cosa facciamo oggi? Oggi facciamo un filetto di spigola messo in questa stampo, diciamo, quindi sarà un cilindro. La facciamo con un po' di carciofo e poi faremo del carciofo croccante con la mollica di pane. Quindi spigola con carciofi. Buono. Cilindro di spigola con carciofi. Gli ingredienti sono filetto di spigola, carciofo, aglio, un po' di mentuccia, mollica di pane, olio extravergine di oliva, sale e pepe a piacere. Andiamo avanti con la ricetta. Puliamo i nostri carciofi. Mettiamo a lessare in acqua bollente il nostro carciofo. Nel frattempo sfilettiamo, togliamo la pelle alla spigola. Se non riuscite lo fate fare al vostro pescivendolo di fiducia. Loro lo sanno fare. Dovrebbero. Perché non tutti lo sappiamo pulire. Togliamo un attimo questo qui, pezzo della pancetta. Mettiamo un pizzico di sale, ambedue le parti. Mettiamo un filo d'olio extravergine di oliva nel nostro stampino. Mm-hmm. Andiamo un attimo a burrarlo, come dicono che si. Sì. Col dito. Questo viene messo in forno, vero? Sì, viene cotto in forno. Un po' di mollica di pane, in modo da farlo aderire e far staccare più facilmente poi una volta cotto. Ecco qua. Lo arrotoliamo così, mettiamo la parte della pelle internamente, dentro. Sì, ecco qua, lo mettiamo qua, molto semplicemente così. Sì. Mi puoi dare il carciofo? Sì, che è già stato cucinato buono, cotto. Allora, la nostra metà, andiamo un attimo a spezzettare, questo puoi riprendere tu. Andiamo a tagliuzzare pezzettini. Non lo frulliamo questa volta questo? No, lo lasciamo così pezzettini. Questo piano diventa anche un modo per condire, no? Ci si può fare di tutto. Ecco qua. Facciamo la nostra spigola, cilindro di spigola. Mettiamo una placchetta da forno. Inforniamo per circa 10 minuti a 200 gradi. Nel frattempo tagliamo a listarelle i nostri restanti carciofi e lo andiamo un attimo a friggere. Ma questi pochi perché già sono cotti? Sì. Sono stati già morbidi in acqua bollente. Quindi un carciofo, metà va messo all'interno del cilindretto di spigola e metà lo rendiamo croccante. Nel frattempo prenditi un piatto dove poterlo un paio di minuti. Sì, lo metti un attimo qui. Andiamo a rosolare il nostro pane con olio extravergine d'oliva, uno spicchietto di aglio. Anche la mentuccia insieme. Mentuccia. Ecco qua. Un paio di minuti in modo da renderlo croccante. Poco croccante, sì. E accompagnare il nostro piatto. E attendiamo. Sì. Eccoci qua, Antonella. Il nostro cilindro di spigola è pronto. È pronto. I nostri carciofi li abbiamo fritti, quindi sono diventati belli dorati e croccanti. Aggiungiamo solo un pizzico di sale e se vogliamo una macinata di pepe. Facoltativo. La nostra mollica si è ben rosolata e andiamo ad impiattare. Ricordati poi di fare la funzione pirolitica in modo da disinfettare e pulire il forno per le prossime ricette. Le prossime ricette, giusto.
attendiamo qualche secondo giusto per lasciarlo riposare, se no adesso quando abbiamo messo la mollica adesso si sformerà in una maniera facile, vedi? Sì. Ecco qua, lo adagiamo al centro del piatto, guarniamo con carciofi croccanti. Scenatura già bellissima. Un cucchiaio per finire con la mollica di pane. Bello da vedere, ma è bello da mangiare, sicuro. E anche profumato, se senti questa. Io lo sento. Mentuccia che è aglio con questo pane, è veramente spettacolare. Ecco qui, la ricetta è pronta. Non resta che gustarla. Augurandoci che anche questa vi sia piaciuta, vi diamo appuntamento alla prossima, puntata. Sempre su questa rete. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, Cupido Hot Plate.